quello che ci viene descritto è innanzitutto questo Varan Tax Mow, cioè questa, non so in italiano come è stato tradotto, comunque Varan Tax è il nome, Mow quindi probabilmente bocca, insomma una cosa del genere, che è fondamentalmente questa gigantesca miniera di varanite, che è una delle Realm Stones, cioè delle sostanze fondanti dei reami, in questo caso quella specifica appunto di... dell'8 pick, di 8 points, ok? Sostanza che è un po' come la cara vecchia mutapietra, anche dei tempi andati, ma anche dei tempi contemporanei, è una delle sostanze che maggiormente hanno doti di mutazione, cioè fondamentalmente l'essenza stessa del caos, in qualche modo. Questa cosa immediatamente entra a far parte appunto del piano di Morati, diventa immediatamente uno degli ingredienti principali di fatto del rituale che lei ha in mente per poter riuscire a raggiungere lo stato di divinità. Per fare questo ha bisogno però di arrivarci in questo gigantesco giacimento. Quindi qual è il modo migliore per farlo? Trovare degli alleati che non siano consapevoli di essere soltanto sfruttati, ma che siano convinti appunto di stare facendo la cosa giusta. E qual è l'individuo che in tutto Age of Sigmar è quello che è sempre convinto di fare la cosa giusta e che per fare la cosa giusta sarebbe disposto a qualunque cosa? Penso quel coglione di Sigmar. Ovviamente. Ma che domande, ragazzi. esatto. Quindi fondamentalmente va dal Boy Scout per eccellenza e gli dice, cioè in qualche modo gli prospetta una situazione assolutamente preoccupante. Ma è giusto, aspetta, mi sta venendo in mente un'analogia, ma è giusto paragonare Sigmar al patriota di The Boys? No, assolutamente sì. Secondo me è più Capitano America. No, Capitano America almeno è un gusto. Ma secondo me è più il patriota, è molto più simile a lui, in effetti. Però sì, c'è un po' questa cosa, però lui è adesso lo stiamo smerdando tantissimo, però io no, infatti. Beh, dai ragazzi, dai, seriamente ragazzi, se il gioco non si chiamasse Joe Sigmar sarebbe il gioco più serio. Dai, Sigmar è un coglione, oh. Vabbè, dai, lasciamo perdere il mio astio verso Sigmar. No, però aspetta, spezziamo una lancia anche a favore di questa cosa, perché fondamentalmente il piano di Morati è geniale, cioè è cercare alleati per l'appunto, quindi il primo alleato, il più forte sostanzialmente che cerca è Sigmar, ovviamente, perché ha una motivazione fortissima, cioè quella di metterlo di fronte a un pericolo plausibile, cioè c'è questo giacimento infinito, pressoché infinito di questa sostanza, Archaon ci ha già messo le mani sopra, perché di fatto c'è una specie di gigantesco complesso industriale in questo posto che lavora incessantemente per estrarre questa sostanza, per usarla per fare armi, per armare le sue sterminate orde del caos. Quindi il punto è, che vogliamo fare? Glielo lasciamo fare? Perché sono problemi per tutti noi, di fatto, se succede questa cosa. Io Morati, ti propongo di andare lì e sabotare tutta questa situazione. Perché aspetta, c'era la frase che gli dice sostanzialmente Morati a Sigmar è sostanzialmente loro con la varanite potrebbero corrompere l'Azir e venirti sostanzialmente dentro casa e invaderti la casa. Esattamente. In più, appunto, rendere incommensurabilmente più potenti le loro truppe, fondamentalmente. Si parla di armi pericolosissime che con un solo tocco potrebbero far mutare completamente e quindi devastare decine di combattenti. Quindi dare un vantaggio tattico spaventoso, ovviamente. Oltretutto c'è appunto il rischio proprio dell'invasione diretta verso Azir, quindi sostanzialmente Sigmar, nonostante venga specificato e viene proprio raccontato in Morati all'inizio proprio dell'atto, del primo atto, ascolta tutte le perplessità del resto del Pantheon, di quello che è rimasto fondamentalmente, quindi in particolare all'Ariel di fatto, per quanto riguarda il mettere in dubbio la buona fede di Morati, in qualche modo secondo me il libro ci fa anche intendere che lui è consapevole del fatto che sta andando verso una trappola, ma per quello dicevo spezzare una lancia in favore di Sigmar,
quello, il suo ragionamento di fatto è, vabbè, ok, ma che faccio? Cioè, potrà anche essere una trappola, ma l'alternativa è lasciar fare verso una cosa così tanto pericolosa. Quindi comunque il male minore è sicuramente quello di provarci in qualche modo. Di aiutare Moratti, il male minore, secondo lui. Di aiutare Moratti, di fatto, sì. Anche se Moratti ovviamente lo frega, perché il suo piano, il piano che espone, è quello di creare un rituale che possa sottrarre la varanite all'interno di questa miniera, di fatto, perché quello è, e scagliarla sostanzialmente nell'Ether Void, cioè nel vuoto fra i reami, quindi disperderla fondamentalmente. Peccato che non sia proprio esattamente quello che voleva fare, insomma. Perché? Cioè, nel senso, lei dice ovviamente, lei la scusa che dice, io prendo questa Realm Stone per poi buttarla, però in realtà lei che cosa ci vuole fare? Lei vuole usarla per fondamentalmente come ingrediente di base, in qualche modo, del rituale che ha già progettato e che andrà a compiersi nel corso del secondo atto del libro. Rituale che la porterà appunto a raggiungere il suo obiettivo. Contemporaneamente a questo, a questa specie di concilio di divinità in cui viene deciso l'assalto verso la Varantax Maw, c'è un'altra faccenda e un'altra missione che Moratti si guarda bene da raccontare ovviamente a Sigmar, che è recuperare un altro elemento che per lei sarà fondamentale per il rituale. E fino a qui il lettore non sa perché è fondamentale, lo scopriremo appunto nel secondo atto. Quest'altro elemento è la lanterna, la Ocarian Lantern, mi sembra si chiami, se non sbaglio, che è sostanzialmente l'Ocarian Lantern, sì, esatto. Ocarian Lantern, che è sostanzialmente un artefatto potentissimo creato da Teclis stesso, custodito in uno dei recessi più profondi degli abissi degli Idoneth, dei Deepkin. Perché questo artefatto è custodito, anzi è proprio perso fondamentalmente, perché sta davvero in una delle fosse oceaniche più profonde, in uno dei santuari più protetti da creature abissali antichissime, e quindi nessuno fondamentalmente sa dove si trova. Perché questa lanterna sostanzialmente ha la capacità portentosa di riuscire a come potremmo dire, trovare sostanzialmente, intercettare le anime di natura elfica, cioè legate proprio alla fonte elfica, cioè in qualche modo. Strano, non si vede mai questa cosa. Esatto. E ciao, Jacopo. Per quale motivo è così tanto protetta, così tanto nascosta nel dimenticatoio? Perché gli Idoneth ovviamente non vogliono assolutamente che questo artefatto possa ritornare nelle mani di Teclis, che l'ha creato, perché sarebbe la condanna definitiva per tutta la loro specie, per tutta la loro razza, perché Teclis non aspetta altro che liberarsi dei figli non voluti. Diciamo, correggere un errore di gioventù, mettiamola così, insomma, in qualche modo. E cioè appunto sterminarli tutti, di fatto. E quindi attraverso questa cosa sarebbe perfettamente in grado di andarli a rintracciare uno per uno sostanzialmente e rubargli l'anima e rimangiarsi l'anima. Lui con questa lanterna, Teclis con questa lanterna, che cosa fece all'inizio dei tempi, prima che nascesse la razza degli Idoneth? Sostanzialmente lui con questa lanterna prese e dalla pancia di Laslanesh incatenata prese via tutte le anime degli elfi mangiati da Slaanesh, esatto, per creare poi l'esperimento, fra virgolette, fallimentare degli Idoneth, no? Esattamente, sei saggio. Già cominci a rimettere insieme i pezzi del puzzle, come molti dei lettori del libro, sicuramente arrivati a questo punto, stavano già facendo, insomma, ovviamente. La lanterna è stata proprio, rappresenterebbe la condanna definitiva per gli Idoneth, ma è stata all'inizio sostanzialmente lo strumento attraverso cui sono nati, fondamentalmente. Moratti sa tutto questo, lo sa perfettamente, ed è proprio per questo che cerca disperatamente questo oggetto, oltre alla varanite che in qualche modo... La varanite sostanzialmente, per come viene presentato nel libro, è un po' il combustibile di questo grande rituale,
che lei ha intenzione di fare, attraverso un ultimo ingrediente che vedremo poi, e un sacco di altra monnezza che ci mette in mezzo, vabbè, che viene descritta in alcune righe, ma è molto divertente. Quindi, un sacco di roba che ci butta dentro in questa roba. Allora, Fede, probabilmente, però... Visto che questa sera siamo in vena di grandi citazioni, c'è anche un'altra bellissima analogia che è giusto citare. Il buon Belani ci fa notare come gli Idonet sono come i punk gli anni 80, non li vuole nessuno, ma non moriranno mai. Esatto, esattamente. Sono comunque così, hanno anche delle creste alcuni che li rendono molto simili, quindi sì, assolutamente. Sì. Tra l'altro il Dardo dice sì, ma si leccano da soli mettendo slane, facendo il Battlebox Slanesh le Doc. Vabbè, ma quando parli di Morati è difficile che Morati non vada a parte gli elfi in generale non vadano contro Slanesh, cioè la loro natura. Beh ragazzi, cioè Slanesh è ovvio natura. Che è un pezzo di core a mamma elfo. Comunque l'hanno creato loro, quindi ci sta.